Perché la donna ha la cellulite e l'uomo no? I motivi sono tanti, ma ce n'è uno dettato dalla genetica. Noi accumuliamo grasso nell'ipoderma, che è la parte che si trova al di sotto del derma e della pelle. Nel tessuto connettivo maschile, i setti fibrosi sono organizzati obliquamente a nido d'ape. Quindi, quando noi uomini ingrassiamo, c'è un'espansione generalizzata del tessuto adiposo. Invece la donna presenta setti disposti in maniera pressoché verticale, in modo che il grasso possa facilmente spingere sul derma, causandovi sporgenze ed avvallamenti. Ciò comporta poi anche problemi al microcircolo. E poi diventa un cane che si morde la coda. Inoltre gli estrogeni promuovono ad inspessire questi setti, rendendo sempre maggiore l'aspetto a buccia d'arancia. Altri fattori sono l'acidificazione dei tessuti, in particolare della matrice extracellulare, soprattutto se si fanno delle schede di allenamento o degli allenamenti non consoni a quel tipo di struttura, a quel tipo di soggetto. E ancora molto molto importante è la salute dell'intestino e del microbiota intestinale. Come possiamo agire? Con una dieta specifica, equilibrata, con una buona percentuale di grassi buoni, che hanno tanti effetti antinfiammatori, regolano il ciclo mestruale, regolano i cicli ormonali, una giusta dose di carboidrati e ovviamente la quota proteica in funzione dell'attività fisica che la donna svolge. Ovviamente gli integratori alimentari possono aiutare tantissimo, ma sempre contestualizzati sia all'attività fisica sia all'alimentazione di cui ho parlato poc'anzi. Trovate approfondimenti nel link in bio.